Pensate che oggi su 1000 nuovi nati, 997 arrivano al primo anno di vita, 3 invece non ce la fanno. Ma non è sempre stato così. Tempo fa, questo traguardo era davvero irraggiungibile per molti bambini. E stiamo parlando dei bambini nati in anticipo, insomma, troppo presto rispetto al tempo in cui erano attesi. Per loro le prospettive sono radicalmente cambiate. Guardate. Camilla ha poco più di un anno e quando è arrivata ha colto tutti di sorpresa, perché è nata a 30 settimane, mentre una gravidanza ne dovrebbe durare 40. E quando ha lasciato la pancia della mamma, pesava appena un chilo. Il parto è arrivato inaspettatamente a 30 settimane, ho avuto delle perdite ematiche, e quindi siamo corsi al policlinico e lì hanno tirato il più possibile in avanti il parto per consentire a Camilla di fare il cortisone e avere più possibilità che i polmoni fossero pronti per respirare. E quindi dopo 2 giorni, a 30 settimane, Camilla è nata. Sicuramente non è stato come doveva essere il giorno più bello della nostra vita. Ora Camilla sta bene, ma l'inizio non è stato facile. Alla nascita aveva seri problemi di respirazione. Guardate voi che tipa che è. Terribile. Guardatela che tipa che è. Sta fermo 2 secondi. Se l'ha staccato 3 volte da quando gliel'hanno messo. Far nascere tua figlia in una condizione così di prematurità, in una struttura come il policlinico, per noi è stata la salvezza. E purtroppo te ne rendi conto soltanto quando poi vivi in queste circostanze, queste occasioni. Hanno salvato non solo lei ma anche noi, perché la bambina l'hanno salvata in più occasioni, perché anche nonostante fosse 30 settimane e comunque non piccolissima di peso, hanno molte difficoltà. E la prima cosa che ci spiegano quando entriamo in terapia intensiva è che purtroppo questi bambini sono come i gamberi, quindi a ogni passo avanti purtroppo corrispondono anche dei passi indietro che non devono scoraggiare, però ci sono. I bambini prematuri, che come Camilla nascono prima di 37 settimane, in Italia sono circa 7 su 100, cioè 40.000 all'anno. Le gravidanze possono durare troppo poco per molti motivi, ad esempio per malattie materne come diabete o pressione alta, malformazioni dell'utero o perché ci sono più gemelli e lo spazio è ridotto. I parti anticipati possono essere favoriti anche dall'età materna particolarmente bassa o elevata e dallo stress. Molte volte però i parti prematuri arrivano senza che sia possibile individuare una causa. Anche le più avanzate tecniche assistenziali non consentono la sopravvivenza dei bambini nati prima di 22 settimane. Da 23 settimane la sopravvivenza aumenta progressivamente ed è influenzata da vari fattori. Per esempio le bambine hanno una maggiore resistenza e possibilità di vita. L'assistenza dei neonati estremamente pretermine è complessa e spesso pone dei problemi di natura bioetica di difficile soluzione, che riguardano per esempio la decisione di iniziare le cure o di evitare l'accanimento terapeutico. Per i bambini nati troppo presto, la prima parte della vita è in salita. Moltissimi, proprio come Camilla, devono in primo luogo superare difficoltà nella respirazione. I polmoni infatti maturano del tutto solo verso la fine della gravidanza. Prima delle 26 settimane i circuiti cerebrali del cervello non sono ancora sufficientemente formati e i vasi sanguigni sono particolarmente fragili. Occorre contrastare il rischio di emorragie cerebrali. Anche l'apparato digerente non è pronto a entrare in funzione. E bisogna fare tutto il possibile per prevenire le infezioni, perché anche le difese immunitarie sono ancora immature. Come abbiamo visto,
Può esserci una grande differenza, non solo nelle condizioni di salute di un bambino nato troppo presto, ma anche, come si dice, nel grado di prematurità con cui viene al mondo. Oggi, persino bambini nati con un peso davvero basso, creature minuscole che potrebbero quasi stare in una mano, ebbene, possono avere una possibilità di farcela. Grazie a un misto di nuove conoscenze, tecnologie avanzate, certo, ma soprattutto calore umano e amore. Noi siamo stati in ospedale 58 giorni. 58 giorni, sì. 58 giorni, io stavo lì dalla mattina alla sera. E lui purtroppo poteva venire solo il pomeriggio. Il brutto era la mattina quando entravo, perché le notizie arrivavano lì e stavo da sola dentro. E la vita cambia tutto, ma non cambia poi solo la nostra, cambia quella anche delle famiglie dietro, perché i nonni, gli zii, era un'ansia continua per tutti. E la vita si annulla, perché noi non facevamo praticamente più niente se non riguardava Camilla. I bambini come Camilla, alla nascita, vengono accolti in reparti di terapia intensiva neonatale, come questo del Policlinico Umberto I di Roma, perfettamente attrezzati per fornire la migliore assistenza possibile. I neonati prematuri vengono ad essere messi nelle incubatrici per uno stretto controllo della temperatura corporea. Le principali funzioni vitali, come la frequenza cardiaca, l'attività respiratoria, l'ossigenazione del sangue, vengono costantemente controllate su questi monitor, anche perché i bambini più piccoli spesso presentano delle crisi di apnea, cioè smettono di respirare. L'obiettivo che oggi noi abbiamo è quello non solo quello di far sopravvivere questi bambini, ma anche di assicurare loro una normale crescita, evitando alterazioni dello sviluppo neurologico. Nei neonati più piccoli e in condizioni più critiche, nei primi giorni di vita tutte le sostanze nutritive di base vengono infuse continuamente attraverso piccolissimi tubicini che dalla piega del braccio vengono spinti fino vicino al cuore. Al più presto però si inizia la somministrazione di latte materno, che viene quasi sempre tirato dal seno della mamma e dato con il biberon. I neonati vengono toccati con estrema delicatezza. Il personale conosce i loro bisogni e fa di tutto per rendere minimo lo stress causato dagli interventi medici a cui devono essere sottoposti. L'amore dei genitori è importante per tutti i neonati. Per questo i piccoli dovrebbero stare molto tempo vicini alle loro mamme e papà, ed è importante che i reparti di terapia intensiva siano aperti per il maggior tempo possibile ai genitori. Quando è possibile, ricorriamo al cosiddetto metodo canguro, marsupioterapia, cioè mettiamo i neonati prematuri nudi a stretto contatto con la pelle tra i due seni della mamma. Ritrovano così parte del calore a cui erano abituati durante la vita intrauterina e suoni familiari come il battito cardiaco della mamma o la sua voce. Oggi, mediamente in Italia, grazie a conoscenze mediche sempre più raffinate, superano le difficoltà della nascita più di 8 bambini su 10 fra quelli nati prima della 32esima settimana e con un peso inferiore al 1,5 kg. E finalmente arriva il momento di andare a casa, dove tutto è pronto per accoglierli. E il giorno della dimissione per noi è stato bello e brutto al tempo stesso, era dolce e amaro. È stato un po' come abbandonare comunque un mondo che ti ha accolto fino a quel momento e ti ha sostenuto, e comunque inizi lì da solo a casa il giorno dopo, io e lui, e non è stato per niente le facile. Le nottate davanti alla culletta per vedere, sì, se, per respirava, vedere se respirava, perché lì comunque eravamo monitorati 24 ore su 24, la bambina stava lì, era al sicuro, a casa con noi era diverso, non potevamo saperlo. Nascere in anticipo rappresenta una grande sfida. Ogni essere umano racchiude in sé potenzialità straordinarie.
noi rimaniamo sbalorditi di fronte ai progressi della medicina che permettono di superare difficoltà a un tempo davvero insormontabili. Paradossalmente, però, il grande aumento delle possibilità di sopravvivenza, soprattutto dei bambini, non è tanto dovuto al fatto che sappiamo trattare molto meglio di un tempo le malattie, le condizioni patologiche, ma al fatto che abbiamo imparato a prevenire molte di esse, e questo grazie ai vaccini. I vaccini sono farmaci e in genere tutti noi accettiamo di prendere un farmaco quando stiamo male, se è necessario per guarire o stare meglio. I vaccini però non vengono somministrati per risolvere una malattia, ma per prevenirla. In questo caso, psicologicamente, decidere di sottoporsi a quell'iniezione o di prendere quel preparato riesce meno spontaneo e spesso richiede uno sforzo di razionalità. Come tutti i farmaci, i vaccini possono determinare degli effetti avversi. Si tratta però di casi rarissimi ed eccezionali. I rischi dei vaccini, oggi in uso, non sono minimamente paragonabili a quelle che le malattie possono determinare. I vaccini attualmente disponibili, prima di essere approvati per l'uso, devono infatti superare dei rigorosi test di sicurezza. Negli ultimi anni si sono diffusi molti timori rispetto ai vaccini. Si è detto, per esempio, che le vaccinazioni possono determinare alcune malattie e in modo particolare l'autismo. Tutta la comunità scientifica, però, è concorde nel dire che si tratta di una ipotesi totalmente infondata ed è priva di qualsiasi prova. È fondamentale che, per contrastare alcune malattie infettive, che tutti coloro che possano farlo si vaccinino.